a thump. Feel a high roller, roller. I don't need a thump. Ciao a tutti, sono Simone di Nerd Nothing e in questo nuovo video vi farò vedere come installare, come al solito, la nuova versione del FeedBeast Launcher craccato, ovvero per gli SP, diciamo, visto che c'è gente che se lo domanda ancora cosa vuol dire. E niente, cominciamo subito. Allora, premesse come al solito, se avete una nuova, cioè una vecchia versione del FeedBeast Launcher, eliminate tutti i vecchi file che potete trovare. Allora, aprendo una cartella a caso, digitando %updata %, dando invio, dovrete trovare una cartella qua in mezzo che si chiama FTB Launcher, che io in questo caso non ho perché ho già eliminato. Mentre se andate nella cartella dove prima avevate messo tutti i file del FeedBeast, che in questo caso è questa cartella qua che ho io, qua dentro dove avevate tutti i vecchi file eliminateli tutti, o se volete tenere i salvataggi, come al solito cercate la cartella di salvataggi e li copiate da qualche altra parte. Ora aprite questo archivio qua che vi metterò in descrizione, su Mediafire presuppongo. Bene, chiudiamo qua. Nella cartella FeedBeast, insomma, dove lo volete installare, lo avviate con un doppio clicco oppure tasto destro apri icone, selezionate Java come programma per avviarlo. Ora vi chiederà dove volete posizionare i file del FeedBeast e anche la lingua che volete usare. Intanto lascio inglese perché le traduzioni in italiano fanno pena. E ok, la cartella è giusta, gli diamo l'ok. Qua si aprirà un bel po' di roba. Mettiamo che basso questa, ok. Qua sta caricando file suoi, insomma. Non si può spostare? No, non si può spostare. Vabbè, mettiamo questo sopra allora. E allora, le novità che c'è, che ci sono in questo nuovo launcher, che a sto punto le vedo anche io adesso al momento perché è il primo avvio che faccio, quindi devo ancora dare un'occhiata. Beh, hanno cambiato un po' i nomi qua sopra. Nelle opzioni non mi pare ci sia nulla di particolare. A proposito, se avete Java 64 bit, qua potete regolare quanta RAM dedicare al FeedBeast Launcher, quindi a Minecraft. In questo caso 7 giga sarebbero un po' troppi, mettiamo 2 giga. E poi altre varie opzioni per lo più inutili. News, vediamo tutte le news appunto ufficiali del FeedBeast, che sono tutti tipo rilasci di nuovi pacchetti, fix ad altri pacchetti, eccetera eccetera. E ora passiamo ai modpack, che sarebbero la parte importante del launcher, diciamo così, che penso che per caricarsi deve prima finire questa roba qua. Ok, ha finito di caricare tutti i pacchetti, ci ha voluto un pochettino. Allora, dicevamo, i pacchetti che ci sono qua sul tab FTP modpacks sono sempre gli stessi, almeno a me sembra. Magari avranno aggiornato, avranno messo qualche mod in più, vediamo. Anzi, facciamo così, filter setting, mettiamo versione che è 1.7.10, ah ok, è l'ultima. Vediamo, per la 1.7.10 infatti non ce ne sono, invece penso che per la 1.7.2 ce ne sia qualcuno, sì, questo. Vabbè, insomma, poi smanettate un po' voi e vedete quale vi aggrada. E dopo hanno messo questo third party packs, che sembrano anche interessanti, insomma, le immaginine sembrano belle e magari ci darò un'occhiata. Insomma, comunque vedo che sono sempre, vediamo se riesco ad ingrandire questa finestra, no, non si può. Vabbè, sono sempre comunque versione 1.6.4, questa è 1.7.10, grazie vanilla Minecraft. Minecraft normale questo, vabbè. E vabbè, insomma, qua invece mappe e texture, ci sono un po' di texture pack e mappe in teoria. Però questa penso sia una mappa, sì, vabbè, no, un texture pack, scherzavo, vabbè, insomma, guardate un po' voi. Ultima cosa, per giocare e dovrete semplicemente fare crea profilo qua, mettere un username a caso, mettiamo Simone in questo caso, e una password a caso, che potete premere tasti a caso sulla tastiera, tanto comunque non dovrete ricordarvela, e poi dare launch e iniziare a scaricare il pacchetto che avete selezionato. Adesso io non lo faccio perché ho la connessione che va da schifo e quindi mi si impallerebbe tutto. Perciò buon divertimento e ciao a tutti.